Inauguriamo questa sera l'Enoteca Comunale, che è la prima enoteca presente in Molise, la prima enoteca pubblica comunale presente in Molise, che l'istituzione Cultura del Comune di Campomarino, appoggiata fortemente dall'assessorato al turismo e dall'amministrazione comunale, ha inteso proporre alla cittadinanza per poter poi valorizzare e pubblicizzare al meglio quelle che sono le cantine di Campomarino, ma un po' tutte le cantine regionali. In particolare qui a Campomarino abbiamo un territorio molto vasto dedicato alla coltivazione della vite. Campomarino è la città con più viti in Italia, se facciamo una proporzione in base a quello che è il territorio, che è la grandezza del territorio. E quello del vino è ovviamente una cultura, ma è anche un modo di poter attrarre turismo, di poter pubblicizzare le nostre specialità, le nostre tipicità. E questa enoteca punta proprio a questo. È un qualcosa in più che cerchiamo di offrire non solo a livello turistico ma anche a livello culturale, di concerto, come detto, con l'amministrazione comunale e con l'assessorato al turismo. Questa apertura di oggi punta a lanciare Campomarino come punto di riferimento a livello regionale ma anche a livello nazionale proprio per la produzione del vino. Noi abbiamo 7 cantine e un vino di altissima qualità che viene esportato in tutto il mondo. Buonasera. Sono Vittorio Frattini dell'Associazione Italiana Sommelier Molise della Delegazione di Termoli e siamo stati invitati e siamo onorati di partecipare all'inaugurazione di questa enoteca comunale nel comune di Campomarino. È molto importante perché la maggior parte, grande parte delle cantine produttori di vino si trovano in questa regione, nel Basso Molise. Quindi un punto di incontro, una vetrina anche turistica per far vedere tutti i prodotti e le bottiglie fatte dai nostri produttori. Siamo con Michele De Gidio, l'assessore al turismo del comune di Campomarino. Oggi si inaugura l'enoteca comunale. Come siete arrivati a pensare all'inaugurazione di questa enoteca? Qual è l'obiettivo soprattutto? Sì, innanzitutto buonasera. Siamo riusciti a intercettare un bando del Gal Molise, i Cammini dei Frentani, e con il comune di Campomarino che ha messo una quota di cofinanziamento pari al 10%, quindi siamo stati bravi di intercettare questa misura che aveva fatto il Gal Molise. L'inaugurazione di questa enoteca, che è la prima enoteca nella regione Molise, la prima enoteca comunale, è anche un incentivo per il turismo, per i tanti turisti che arrivano a Campomarino? Sì, è per noi un motivo d'orgoglio perché è la prima enoteca comunale nella regione Molise. Per noi è un ottimo traguardo perché permette ai tanti turisti che ci sono qui nella stagione estiva e anche nella stagione invernale di vedere anche le nostre etichette, le nostre cantine, che noi facciamo parte della città del vino. E quindi quando vengono qui a fare le nostre visite nel Borghi e nel Palazzo Onorante hanno anche una vetrina delle nostre cantine e anche dei nostri olifici. I canonici 15 minuti di ritardo, però ho notato che il ritardo è dovuto anche al fatto che molti di voi ne hanno approfittato per visitare un po' le stanze del palazzo, quindi questa è una cosa che a me e a Gaetano mi orgoglisce molto, perché abbiamo lavorato tanto per dare vita, per dare una vita nuova a Palazzo Onorante. Io vi ringrazio tutti per essere qui, per essere intervenuti oggi, ringrazio tutti i rappresentanti istituzionali, l'assessore Niro, il sottosegretario Di Baggio, il presidente della provincia, sindaco di Termoli, Francesco Roberti, il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, ringrazio Costanzo Della Porta, il senatore, eccolo qui, non l'avevo ancora visto, però ero sicuro che c'è. Per Don Luigi abbiamo preparato una sorpresa alla fine, quindi aspettiamo la fine. E oggi è una serata importante per noi, perché oggi inauguriamo l'enoteca comunale e l'amministrazione comunale, l'assessorato al turismo, l'assessore al turismo Michele De Gidio e noi come istituzione cultura avevamo tra i nostri progetti all'interno del nostro programma l'inaugurazione dell'enoteca. Siamo riusciti a inaugurarla anche in largo anticipo con i tempi che ci eravamo prefissi, nonostante abbiamo avuto 2 anni di Covid che un po' ci hanno frenato. Questa enoteca nasce grazie alla lungimiranza dell'assessorato al turismo, del sindaco, dell'amministrazione, a cui è andato il nostro modesto supporto, perché siamo riusciti ad intercettare un bando del GAL e quindi grazie a questo bando di 60.000 euro, siamo riusciti
a creare una serie di itinerari turistici, tre percorsi in particolare, un percorso dedicato ai vigneti, un percorso dedicato all'olio e un percorso storico-culturale. Quindi in questo modo i tanti turisti che arrivano d'estate a Campomarino e negli ultimi anni abbiamo visto anche d'inverno potranno godere non solo del nostro mare ma anche delle nostre tipicità, e tra queste tipicità ovviamente il vino è ciò che ci contraddistingue un po' più di tutti. Thank you.
faccio le congratulazioni, perché oggi fare un'enoteca comunale ci vuole coraggio. Noi a Torre l'abbiamo inaugurata nel 2015, io faccio il sindaco da 11 anni, sono stato rieletto il 12 di giugno per la terza volta, perché nei comuni sotto i 5.000 abitanti è stata data la possibilità al senatore di essere rieletti, e mi hanno ridato un altro 5 anni di fatica, perché fare il sindaco è faticoso, solo le persone malate, tra virgolette, scelgono, non siamo normali, caro sindaco. Dobbiamo, il mondo del vino, il mondo delle regioni, dobbiamo spiegare e lottare contro questa cosa, altrimenti tutti i nostri produttori avranno grandi difficoltà. E allora chiudo dicendo grazie dell'invito, congratulazioni sindaco, una bella struttura, congratulazioni assessore, congratulazioni all'istituzione che gestisce, gestirà, che ha avuto l'idea. Oggi il Molise è una delle regioni che può intercettare lo turismo. Perché? Perché il Barolo ha un problema diverso, inverso a quello nostro, ci sono troppi turisti. Allora, se cresce il turismo, i territori poco conosciuti come l'Abruzzo, come il Molise, come la Calabria, se si fanno trovare pronti facendo formazione, perché l'accoglienza non è che si improvvisa, facendo sistema, mettendosi insieme, creando opportunità, se ci facciamo trovare pronti, noi intercettiamo quei flussi di turismo che ci saranno. Chi sarà pronto li intercetterà, chi non sarà pronto non li intercetterà. E caro assessore, oggi noi abbiamo la legge nazionale sul turismo, le regioni dovranno fare i corsi di formazione di qualità per gli accompagnatori, per chi gestisce le cantine, per i professionisti. Bisogna formare la figura dell'accompagnatore dell'enoturismo previsto dalla legge nazionale sull'enoturismo e sull'olioturismo. Quindi congratulazioni di nuovo, grazie dell'invito e in bocca al lupo al Molise. E la creazione, la nascita di questa enoteca va anche in questo senso, al di là del pubblicizzare, del promuovere, ma anche nell'essere un avamposto nella difesa, nella tutela delle nostre tipicità, e un avamposto anche poi per poterle portare, io dico, anche dall'altra parte del mondo, perché i nostri vini, senza far nomi di cantine, ma un po' tutti, sono a Tokyo, sono a New York, in Asia, in America e nel nord Europa, quindi abbiamo davvero questo orgoglio qui a Campomarino che va preservato. Io adesso lascio la parola a Gaetano, che è il presidente dell'Istituzione Cultura e che è un po' la mente che c'è qui dietro a Palazzo Lorante, che vi spiegherà un po' più nel dettaglio quali possono anche essere gli scenari, quali potranno essere le iniziative anche a livello culturale che nascono dall'inaugurazione di queste enoteche, e vi spiegherà un po' nel dettaglio il bando a cui abbiamo partecipato e cosa ha portato questo bando. Buonasera a tutti, mi metto in piedi, sì. Sarò molto sintetico, perché tanto so che la parte migliore ci attende a breve. Ma in realtà vi volevo soltanto spiegare come funzionerà questa enoteca, che comunque è un'enoteca che in questo momento sarà espositiva. E vi spiego anche il perché abbiamo dovuto farlo questa enoteca espositiva. Perché noi nel Palazzo da ormai 4 anni gestiamo anche quelle che sono le guide turistiche del nostro paese e le varie produzioni. Per questo ci è venuta in realtà spontaneo il fatto di dedicare una piccola stanza del nostro palazzo alle cantine di Campomarino, anche semplicemente detto acquistiamo uno scaffale e inseriamole tutte quante. Abbiamo avuto la piacevole scoperta che avevamo 64 bottiglie da mettere in uno scaffale, tutte di Campomarino. Vi dico che è un bellissimo colpo d'occhio, oltre che di colore, dell'enoteca regionale. Abbiamo già in realtà invitato alcune cantine dei paesi limitrofi a regalarci del vino, e questo oltre alla presenza dei vini di Campomarino ce ne sono anche alcune cantine del Basso Molise. Permettete un po' di elencarle perché sono tante, in realtà me ne ricordo, però vorrà sempre dimenticarne qualcuno. Di Campomarino abbiamo ovviamente la cantina di Mario Dorante, Borgo di Coloreto del 1 di Giulio, la cantina Martarosa, la cantina di Tullio, la cantina di Vito, la cantina Casale Madonna Grande, non per ultima, ma anzi, forse la prima, come fondazione, la cantina di Termine. Mentre ringraziamo le cantine dei paesi limitrofi, la cantina Catappo, la cantina Luva, Tienimenti Greco e la cantina San Salvatore. Ovviamente vi facciamo un invito alle altre cantine regionali di aiutarci, a in realtà riempirla ancora di più quella stanza, in modo tale che
vino molisano abbia una vetrina d'eccellenza e di, visibile a tutti i nostri turisti. Vi ringrazio e vi invito a, alla, al taglio del nastro. Prego, Don Luigi. Don Luigi, arrivato? Ok. Don Luigi. Prego, Don Luigi. Soccava a te, Don Luigi. Grazie a tutte le cantine.
sindaci presenti, il senatore Della Porta, il sottosegretario Di Baggi. Lui è il senatore Della Porta. No, lì è cosa dall'altra parte. Il telefono con l'assessore Tiro e il mio amico, nonché presidente della provincia, Francesco Lopez. Vi auguro buon Natale a tutti. Auguri. Auguri. Facciamo una foto anche col senatore. Il microfono, perdonate. Il microfono? Grazie. Questa sera a tutti i sindaci, all'assessore regionale Niro, al sottosegretario Di Baggio, al senatore Della Porta, al presidente della provincia Roberti e a tutti quanti voi vi auguro un felice, felice Natale. Grazie. Grazie, grazie a voi. Auguri. Grazie.